l'ultimo imperatore sì, è stato veramente come una specie di scommessa, anche con il produttore del film Jeremy Thomas, tutto inglese, con cui dopo avrei fatto tutti gli altri film a seguire. Anche per lui fu, insomma, complesso finanziare, trovare il finanziamento per il film, che non costò moltissimo, non ricordo neanche, ma andammo alla RAI, che inizialmente era interessata a questo progetto, ci dissero, dopo aver visto le dimensioni del film, e ci dissero, ma, scusi Bertolucci, ma nel piccolo schermo chi è che riesce a distinguere un cinese da un altro? E io gli dissi, beh, la stessa che cosa che i cinesi dicono di noi, cioè insomma questa specie di banalità che dissero alla RAI. Insomma, la RAI che doveva essere il nostro più grosso finanziatore, sparì. E allora da lì, devo dire, Jeremy Thomas riuscì a mettere insieme il finanziamento per il film. Ecco, non fu facile, ma poi diede molta soddisfazione alla fine. Queste grandi scommesse non sono scommesse industriali, nel senso, tu sei l'esempio più riuscito, il più straordinariamente importante, internazionale, poi di un altissimo artigianato italiano. Non lo so, voglio ricordare con te Mario Cotone, che è stato tuo produttore esecutivo, e che riuscì per esempio a portarti i cammelli, se non ricordo male, in Cina, facendoli semplicemente partire a piedi a molti mesi prima. Dal deserto del Gobi. Cioè, questo talento e questa genialità che poi ha fatto grande il cinema italiano in generale, ma oggi sento parlare di industria, secondo me un po' a sproposito. Noi ci lamentavamo sempre, il cinema italiano si lamentava sempre, ricordo, le riunioni, alle associazioni degli autori, del fatto che in Italia il cinema non era riuscito a diventare neppure un'industria. E c'era un continuo lamentarsi, allo stesso tempo però, noi che ci lamentavamo però eravamo allo stesso molto anarchici nel modo di... Anch'io devo dire che ho girato 2 giorni negli Stati Uniti per un film e la prima sera di questi 2 giorni di riprese i macchinisti mi chiesero e avevano in mano una specie di block note sulla pedra, dove mette la macchina domani mattina? C'è un carrello domani mattina? Io gli ho detto, ma scusate, come faccio a saperlo adesso? Domattina saremo qui con gli attori, la luce giusta, e saprò dove mettere la macchina alla presa. Non riesco. E lì mi sono reso conto che in America si gira tutto sempre con, quasi sempre, diciamo, con lo storyboard, quindi con, non inquadratura, tutto il film, tutte le inquadrature del film già disegnate, e cosa che permette alla produzione una fluidità forse maggiore, insomma, sul piano industriale. Io però arrivo lì e rovino tutto perché non so quello che farò il giorno dopo. E poi in queste condizioni la famosa porta aperta sul set di cui ti parlò Jean-Romain non c'è, non è chiusa, proprio non c'è. Beh, bisogna dire al nostro pubblico che questo regista che io considero uno dei più grandi registi della storia del cinema, Jean Renoir, figlio del grande Renoir pittore, mi disse una volta che io e mia moglie Claire andavamo a trovarlo a
Los Angeles, dove viveva, aveva 80 anni ed era su una carrozzina. E io ero innamorato di lui, del suo cinema. Lo ascoltavo proprio. E quando siamo andati via, mi ha detto, ricordati il photojour laissé une porte ouverte. Bisogna sempre lasciare una porta aperta sul set, perché non si sa mai chi può entrare. E questa è la bellezza del cinema. Allora, questa porta aperta, ho capito che è quello che facevo nel mio modo di realizzare i film. Era proprio quello di questo dialogo di cui parlavamo un tempo con gli attori, per esempio. Di creare attraverso lo spiffero che entra, spiffero di realtà vera che entra sul set dalla porta aperta, di creare ancora più un ambiente ancora più giusto per la creatività. La creatività non solo mia, ma quella di tutti gli altri degli collaboratori più importanti, fino anche ai più lontani da me, dalla macchina. Questa è